Ciao a tutti, eccoci arrivati alla terza lezione dello yoga ai tempi del coronavirus. Io vi ringrazio per tutti i commenti che mi avete lasciato, per tutte le note positive, grazie, vi siete già iscritti in tanti al mio canale e vediamo di andare avanti con questo progetto, ok? Bene, la lezione di oggi, lezione dedicata a Barkhasana, ok? Quello che ci servirà oggi per la lezione sono la cintura, va benissimo anche una cintura da accappatoio per quello che faremo oggi. Servirà un mattone, ma nel caso ne aveste più di uno potrebbe essere comodo, ok? E se non avete il mattone potete benissimo usare un libro abbastanza spesso, ok? Considerate che il mattone è circa tre dita, ok? Bene. E ci servirà una sedia, va benissimo qualsiasi tipo di sedia per questo genere di pratiche. E basta. Iniziamo in quadrupedia. Inspiro cane, espiro gatto. Muoviamo quella colonna. Accompagnate sempre le posizioni, le dinamiche con il respiro. Io consiglio sempre il respiro ujjayi per muoversi. A breve farò un video dedicato a questo tipo di respirazione. Muovete quella colonna, muovete quel bacino, muovete quell'anca. Bene, da qua ci sbilanciamo leggermente in avanti, facciamo una gobba e lasciamo cadere, facciamo una gobba e lasciamo cadere, ok? Questo movimento delle scapole, facciamo una gobba e lasciamo cadere il torace, voglio che si muovano quelle scapole, ok? Lasciamo cadere, gobba, lasciamo cadere, gobba, spingete fortemente quelle mani a terra quando fate la gobba, protrazione e retrazione delle scapole. Da qua, glutei sulla verticale del ginocchio, anca sulla verticale del ginocchio, ci allunghiamo in avanti e andiamo in Anantasana. Iniziamo appoggiando la fronte, se stiamo bene possiamo appoggiare il mento, addirittura il torace. La spalla non deve fare male, se la spalla fa male aprite maggiormente le braccia e date più peso magari alla fronte, appoggiando la fronte, ok? Se invece state bene, inarcate, ruotate quel torace. Omeri che traruotano, quindi il gomito è come se volesse guardare l'alto. Mani sulla verticale delle spalle, le mani spingono fortemente a terra, collo del piede a terra, testa abbandonata, stacchiamo le ginocchia 2 centimetri e stiamo qua. Gobba, non perdete la gobba, rimanete in spinta su. E appoggio, mi siedo sui talloni, le mani intrecciano dietro e inarchiamo, posizione esattamente contraria, apro quel torace. Aprite sempre più quel torace. Bene, ritorno in quadrupedia,
Le mani si avvicinano alle ginocchia, sono tipo 4-5 dita dal ginocchio. Le mani spingono, faccio una gobba, collo del piede che spinge a terra, stacco 2 centimetri. Spalle oltre i polsi. Ancora qualche secondo. Spingiti dentro quelle coste. Appoggio. Di nuovo le mani intrecciano dietro. Apro il torace. E in arco con la schiena. Se avete fastidio ai polsi, avete le manopole, potete usarle tranquillamente. Potete, se ve la vedete male, al posto di appoggiare il palmo della mano, potete appoggiare il pugno. Bene, ultimo. Mani di fianco alle ginocchia. È come se facessimo l'olasana, praticamente. Faccio una gobba, mi sbilancio in avanti, stacco 1 centimetro. Le mani spingono, voglio una gobba, testa morbida. Un centimetro le ginocchia. Spalle spinte indietro e gobba, E stop. Ultimo inarcamento. Chi riesce bene può anche mettersi, può prendersi le dita del piede, si afferra con le mani i piedi, apre il torace e inarca. Ok. Da qua. Semplice. Mani, spalle sulla stessa linea del polso, ci sbilanciamo leggermente in avanti, gobba, voglio una gobba, spingete su, collo del piede a terra, stacco e ritorno, stacco e ritorno, stacco e ritorno, solo questo, alluce che spinge, Ultimi secondi. E stop. Molto bene. Abbiamo iniziato a condizionare la zona pettorale, abbiamo iniziato a condizionare l'addominale e compensiamo un po' i lavori con una bella apertura. Quindi ci sdraiamo a terra, tiriamo le ginocchia al torace. Con la mano destra prendiamo il ginocchio sinistro, spendiamo la gamba destra in avanti e ruotiamo verso destra. Se la spalla di sinistra si solleva, non vi preoccupate. Se vi fa male, abbassate, chiudete un pochino l'angolo all'ascella, altrimenti lasciatelo pure a 90 gradi. Respirate un po'. In questo periodo dovremo sentire una bella tensione nella zona glutea e nella zona pettorale. Respiro lento e ujjayi. Man mano che state lì, quella spalla di sinistra pian pianino arriva al pavimento, aggiustate pure la posizione se sentite che la torsione ammorbidisce la colonna. Bene, torniamo in centro,
Andiamo dall'altra parte, tirate le ginocchia al torace, con la mano sinistra prendete il ginocchio destro, aprite il braccio destro di lato, stendete la gamba sinistra, un bel inspiro e sull'espiro ruoto. Inizialmente la spalla destra è probabile che sia sollevata, vedrete che si abbasserà. State qua e respirate. Tensione nella zona glutea di destra, tensione nella zona pettorale di destra, non deve far male la spalla. Torniamo in centro, ci rimettiamo in quadrupedia, allora, mani altezza delle ginocchia, allora, è un esercizio semplice, però lo vedo sbagliare tutte le volte, le ginocchia dovranno stare attaccate al torace, ok? Quindi da qua, salgo, esce. Salgo e scendo. Non devo vedere questo, non devo vedere neanche questo, ma devo vedere che le cosce siano attaccate al torace. Mani forti che spingono, ne facciamo 10. 1 e ritorno. 2 e ritorno. 3 4 5 6 7, sempre gobba, 8, 9 e 10. Ad omucca. Mani aperte, iniziamo a distenderci, ruotate quei glutei. Le mani sono in spinta, il bacino cerca di ruotare, la fronte cerca il pavimento, gambe tese, mi raccomando, gambe tese. Piede destro in mezzo alle mani, appoggiamo il ginocchio sinistro, se avete fastidio all'appoggio del ginocchio sinistro mettete pure tranquillamente uno spessore, un cuscino, una coperta sotto il ginocchio sinistro. Iniziamo un allungamento della zona inguinale di sinistra, spalle rilassate, ginocchio in linea con la caviglia e qua, respiro. Se sto bene, intreccio le dita delle mani dietro la nuca, gomiti aperti, testa che spinge. Gomiti aperti, espirando, scendo, appoggi i gomiti a terra. Se non arrivo coi gomiti, tranquilli, portate solo le mani più avanti, dove arrivate, ok? Gomiti a terra per chi ci arriva, la fronte cerca l'alluce perché è facile, cercate di venire in
avanti, ok? Cercate di venire il più avanti possibile con quel torace. Da qua chi riesce, braccio destro, che afferra la tibia di destra, braccio sinistro che allaccia dal davanti. Se non ce la fate, state pure con le mani a terra. Ritorno ad un braccia tese, bacino che ruota, ombelico sulle cosce, braccia tese, gambe tese, piede sinistro in mezzo alle mani. Come prima, ginocchio in linea con la caviglia, partiamo con le mani sul ginocchio, collo del piede destro che spinge a terra, non accentrate il piede destro. Se state bene, intreccio le dita delle mani, gomiti aperti, testa che spinge nelle mani. Gomiti che spingono dietro, eh. Ed espiro, gomiti a terra. Se non arrivo coi gomiti a terra, stessa roba di prima, porto solo le mani in avanti. L'idea è di scendere più basso possibile col torace. Poi se i gomiti arrivano a terra, tanto meglio. Respiriamo qua. Bacino che retroverge. Entrate bene con quel torace sotto la coscia di sinistra, eh? Da qua chi se la sente allaccia, quindi braccio destro che passa davanti, quindi l'ascella, ok, l'incavo della spalla, l'ascella praticamente abbraccia la coscia, la tibia sinistra, la mano destra allaccia dietro e scendo. Chi non riesce rimane nella posizione che riesce a mantenere. E ritorno ad un dovrebbe venire meglio ormai, eh? Ok, bene. Benissimo. Ci prendiamo la sedia e continuiamo con qualche esercizio per il rinforzo addominale e sul gran dorsale. Eccoci, abbiamo preso la sedia, molto facile, appoggiamo. Io vi consiglio di mettere un tappetino o uno spessore sotto nella seduta della sedia, perché se riusciamo
Se ce la vediamo male, semplicemente useremo il triangolo degli avambracci. Se ce la facciamo, andiamo con le mani a prendere i paletti della sedia, ok? Se riusciamo, sarebbe bello prendere la parte sopra, dipende quanto lungo è il vostro braccio, ok? Prendiamo i paletti della sedia, punto i piedi, stacco le ginocchia, faccio un plank così. Però vorrei che le mani mi tirassero, cioè sono io che tiro con le mani. E sto qua e me lo godo. Gobba. E tiro, con queste mani, tiro verso di me, la sedia. Se lo fate bene dovrebbe arrivare una bella tensione non solo addominale ma anche sul gran dorsale. Spalle lontane dalle orecchie e tirate quella sedia. E stop. Ok? Quindi tirate la sedia. Sempre con la sedia prendiamo anche un mattone. Giriamo la sedia. No, andavo bene. Qua. Mattone, avampiede sul mattone, ok? Piedi uniti, uniti significa alluci che si toccano, ok? Il mattone sta a terra, i talloni stanno a terra, pube che spingi in avanti, coste trattenute, non è questo, Devo sentire il polpaccio in tensione, ok? Glutei rilassati. E me lo godo qua. Gambe distese. Una bella tensione in tutto il comparto del polpaccio, Adesso solo del polpaccio. Chi se la sente? Allora, appoggiamo le mani sulla sedia, il sedere non va indietro, il sedere viene in avanti, Viene in avanti, ruotate i glutei verso il soffitto e venite in avanti. Dovrebbe aumentare la tensione sul polpaccio. Se state bene con i glutei ruotati, magari provate ad appoggiare i gomiti. Dovrebbe aumentare la tensione sul polpaccio. Mi raccomando, se il sedere arretra è più facile, volete sentire molta tensione, dovete chiudere l'angolo alla caviglia, quindi venire in avanti. E veniamo via. Sempre con la sedia. Rifacciamo lo stesso plank di prima, ok? Quindi le mani afferrano i paletti della sedia, mi raccomando, le spalle sono lontane dalle orecchie, tirate i paletti della sedia verso di voi. Punto i piedi, stacco le ginocchia e iniziate a tirare la sedia, come se la voleste sollevare. Se la sollevate è ancora meglio, guardate, più bello. Gli ultimi secondi e stop. Esercizio intenso. Bene. Possiamo mettere via la sedia, che non ci serve più. Ci servirà dopo. Bene, piedi più larghi del tappetino. Flettiamo le ginocchia. Glutei che ruotano nel soffitto, andiamo in accosciata, ok? Mani namaste, gomiti che spingono esterne le ginocchia. Quindi le mani spingono in basso in modo tale che le ginocchia si distanzino. Glutei che ruotano e qua.
cercate di scendere il più possibile col bacino, di spingere esterno con le ginocchia. Ok, molto bene. Ci prendiamo la cintura e andiamo un po' ad allungarci in Supta Padangusthasana. Quindi cintura, chi arriva al piede senza cintura, senza problemi prenda senza cintura, altrimenti gamba distesa. Gamba distesa. Andiamo qua e iniziamo a tirare. Respiro jai, respiro lento. Qua tenete solo con la mano di destra la cintura, aprite il braccio sinistro di lato e aprite lateralmente e andiamo sugli adduttori di destra. Bene, ritorno. Mi prendo con la mano destra il piede di destra, angolo di 90 gradi al ginocchio e spingo giù. L'idea, io non so, sono un pessimo modello per questo tipo di posizioni, l'idea è che il ginocchio prima o poi arrivi a toccare il pavimento, ok? Quindi qua. Ardha Ananda Balasana. Angolo al ginocchio di 90 gradi. Supta Padangusthasana sinistro, chi arriva può benissimo prendere il piede, apriamo il braccio destro di lato, gamba destra stesa e stiamo qua. Se qualcuno appunto non arriva con la mano al piede, mi raccomando cintura, non abbiate problemi, non fatevi dei problemi a usare cinture, mattoni, lo scopo è portare in profondità l'asana, ok? Non è farla, è sentirla. E se per sentirla abbiamo bisogno di un aiuto,
meglio, ok? Riusciremo a progredire in quello che sarà la nostro, che sarà il nostro percorso. Apriamo di lato, quindi andiamo in pass fa. Apro. Ritorno, come prima, appoggio la cintura, con la mano sinistra prendo il piede sinistro e lo tiro e cerco di andare col ginocchio a cercare il pavimento, ok? L'angolo è di 90 gradi, Cercate di prendere il piede nel bordo esterno, quindi nella parte del mignolo, del quinto dito, scusate. Benissimo. Ok. Adesso giro di qua che sono più comodo. Allora, per le persone rigide come me sarà sufficiente farlo senza uno spessore sotto la schiena. Quindi Ananda Balasana, ci prendiamo i piedi, angoli, non è questo, è questo. Gli angoli al ginocchio sono di 90 gradi. Spingo giù il ginocchio, vedete che il bacino mi si è sollevato? Adesso, respirando, cerco di spingere il bacino a terra, ok? Quindi inspiro e spingo giù i piedi e spingo giù il bacino. Spingo giù i piedi, spingo giù le ginocchia e spingo giù il bacino. Ultima volta. Bene. Perfetto. Tutto questo per arrivare a fare questo addominale. Allora, qua ognuno conosce il proprio, le proprie possibilità. Non dobbiamo farci arrivare dei crampi nella zona inguinale, non dobbiamo sentire quadricipite, dobbiamo sentire un bel addominale, ok? Lo facciamo con i piedi larghi come le anche. Più i piedi saranno in avanti, più è facile. Più i piedi saranno indietro, più è difficile, ok? Spostatevi bene, liberate bene gli ischi. Da qua. La schiena dritta non perché tiro sul torace, ma perché il bacino ruota, ok? Mani per adesso tengono strette, ok? Via via dobbiamo alleggerire le mani, non lasciate collassare le ginocchia esterne, bordo interno del piede
bello schiacciato a terra e ce lo godiamo qua. Quando ci siete, i gomiti spingono sulle ginocchia. Se fossimo bravi dovremmo sentire gli addominali, spalle che spingono in basso, gomiti che spingono sulle ginocchia. Spinti verso l'alto, non voglio vedere questo, quindi bacino che ruota, addominale che tiene il bacino, gomiti che spingono. Se riesco libero anche le mani. E stop. Piedi a contatto, gambe a farfalla, le gambe sono di balla con asana, mani a terra, ginocchia che spingono verso terra, recuperiamo qua. Ginocchia che spingono in giù, pube che spinge in su, bacino retroverso. Recuperiamo un attimo qua e lo proviamo a rifare. Se avete sentito i lombi nell'esercizio precedente, significa che era troppo in tensa posizione. Dovete portare i piedi un pochino più avanti, ok? Siamo tutti diversi, abbiamo leve diverse, forze diverse, rigidità diverse, quindi le posizioni sono diverse per tutti, ok? Non esiste una posizione standard. Ok. Piedi larghi come il bacino, io per sentire l'addominale devo essere qua, non mi posso permettere questo magari, ok? Quindi piedi larghi come le vostre anche, piedi che frizionano a terra, partiamo con la spinta dei gomiti sulle ginocchia e su. Bordo interno del piede spinto a terra, quindi non che si sollevi, alluce bello spinto a terra. Se riesco, braccia in avanti. Gli ultimi secondi. E stop. Come prima recuperiamo con i piedi uniti e sul bacino. Molto bene, pian pianino ci avviciniamo verso Bakasana, abbiamo gli ultimi esercizi preparatori e riprendiamo la nostra sedia. Bene, riposizioniamo la nostra sedia al bordo del tappetino. Collo del piede sulla sedia. Mani a terra. L'esercizio è facile. Ginocchia che arrivano a livello delle caviglie e ritorno, ok? Solo questo, il primo giro lo facciamo dinamico, quindi partiamo, ginocchia altezza delle caviglie e ritorno. Le mani spingono su, sempre più su, sempre più su. Non andiamo con le ginocchia oltre, ci fermiamo con le ginocchia a livello delle caviglie, quindi a livello della sedia. L'ultimo e stop. Ci appoggiamo, mani al bacino, compensiamo con un ustrasana morbido qua. Non dovete sentire i lombi, il pube spinge in avanti, le mani sorreggono, un ustrasana giusto per scaricare la zona pettorale e la zona lombare. Bene, lo rifacciamo. Statico, ok? Quindi, collo del piede, 1, 2, ginocchia altezza della sedia,
mani sulla verticale delle spalle, saliti e ancora. Le mani spingono, le spalle sono leggermente oltre i polsi e le mani spingono, voglio una gobba, i piedi spingono. Ultimi 10 secondi. E stop. Molto bene. Ci sediamo sulla sedia. Andiamo un po' più avanti. Ok. Ci sediamo sul bordo della sedia, piedi larghi come il tappetino, e andiamo a recuperare con un leggero arco. Ok, molto bene. Ripartiamo sempre seduti sulla sedia. Adesso tolgo il tappeto perché non serve più. Piedi larghi come le nostre anche. Trovate spazio per entrare. Piedi larghi come il tappetino, mani in avanti. E apriamo. Cercate di scendere. L'idea è quella che il torace si abbassi sempre di più e che scenda sempre di più in mezzo alle cosce. Ok? Sedia, ci tiriamo dentro, cercate di mantenere la schiena dritta, i glutei che ruotano verso il soffitto, respirate lì, una trazione per riuscire a entrare sempre meglio. Non dovete sentire i lombi, sentite i lombi, state più alti. Molto bene, da qua ci sbilanciamo leggermente in avanti, stacchiamo il sedere sulle braccia. Sedere che sfiora la sedia, torace che vuole entrare in mezzo alle cosce, glutei che ruotano verso l'alto, posizione forte, stabile e bassa. E stop. Molto bene. Bene, siamo arrivati in fondo praticamente. E proviamo adesso qualche bakasana, sia con l'aiuto della sedia che senza l'aiuto della sedia. Allora, con la sedia. Come sempre non mi interessa che riusciate a fare la posizione, mi interessa che ci sia un percorso di crescita. La posizione per mille motivi non viene, non è importante. Tutto quello che abbiamo fatto fino adesso è la parte importante, ok? Poi se viene anche bakasana, tanto meglio. La sedia vi dà un po' più di sicurezza, quindi da qua entriamo, cerchiamo di abbassarci. Cerchiamo di abbassare il più possibile i nostri omeri, come se volessero andare sulle caviglie. Portiamo i piedi un pochino più indietro, carichiamo le tibie sugli omeri, non le ginocchia, cerchiamo di caricare la tibia. Mani indietro, stacchiamo il sedere e proviamo anche solo a sbilanciarci in avanti. Le mani spingono. E riappoggio, ok? Questo mi serve solo perché prendiate confidenza con il peso del vostro corpo sulle braccia. Lo so che è un brutto bakasana, lo so, non mi interessa, adesso mi interessa che sentiate la spinta delle braccia
la forza pettorale, la forza sul gran dorsale, la posizione chiusa, ok? Mi interessa solo quello. Soprattutto perché vedo che, soprattutto nelle donne, si ha paura a sbilanciarsi in avanti. Qua praticamente ho la sedia che se va male mi siedo, ok? Quindi ritorno, ve lo faccio rivedere. Entrate, entrate, tiratevi il più possibile dentro, chiudete la posizione, portate i piedi un po' più indietro. Qua siete praticamente già in bacasana, tibie sugli omeri, mani forti a terra, stacco il sedere, non lo tiro sul sedere, sedere cerca di rimanere basso, lì il più possibile, vado sulle punte dei piedi e provo a vedere se riesco a staccare e vi appoggio, ok? Provate, provate un po' di volte e già questo è un modo per approcciare un po', per sentire un po' il peso del corpo sulle braccia. Per chi invece se la sente, proviamo a farlo direttamente da Malasana, ok? Adesso proviamo ad approcciare Bakasana prendendolo da Malasana. Allora, andiamo in pushata, ok? Aprite il più possibile, cercate di scendere il più possibile e come facevamo prima con la sedia, entrare il più possibile con il torace in mezzo alle cosce, ok? È questo il segreto, soprattutto per i principianti. Dopo ci saranno mille variabili, varianti, quello che volete, ma parliamo delle cose facili. Non appoggiamo il ginocchio sul gomito, cerchiamo di appoggiare la tibia sull'omero, nel punto più alto possibile, come se le spalle volessero uscire, come se il ginocchio volesse uscire dalla spalla. Posizione la più chiusa possibile. Da qua, mani a terra, vedete che i miei talloni sono bassi, vado sulle punte dei piedi, i glutei sono attaccati ai talloni, quindi è solo un gioco di caviglia, vado sulle punte dei piedi, arretro con le mani, mi sbilancio in avanti e stacco, va a casa, ok? E riappoggio, ok? Non è difficile, seguite le istruzioni, quindi si parte da Malasana, Malasana è questo, ok? Partiamo da Malasana. Malasana avrebbe addirittura i talloni a terra perché ha la caviglia sciolta, quindi talloni bassi. Malasana, entro bene con le tibie, con gli omeri vicino alle tibie. Come se volessi caricarmi l'ascella sulla tibia, la tibia sull'ascella, scusate. Da qua, ok, i talloni sono bassi, i glutei sono vicini ai talloni, salgo su, vedete che i glutei rimangono bassi, i glutei non devono salire, non è questo, i glutei rimangono bassi, arretro con le mani, stacco, ok? E stop, ok? Provate, in questo modo non dovreste sentire tensione al collo, cosa che capita spessissimo nei Bakasana, soprattutto per chi vuole fare dei Bakasana già un po' avanzati, e soprattutto non dovete sfruttare la forza dell'interno coscia, dovete sfruttare la spinta delle mani e la chiusura delle cosce sul torace e quindi l'addominale, ok? Bene, esercitatevi tranquillamente che passeremo poi alla parte finale, gli ultimi minuti dedicata alla compensazione del lavoro. Bene, iniziamo un po' a compensare i lavori che abbiamo fatto. Adho Mukha. Gambe distese, mani in spinta, ruotiamo quei glutei al soffitto, fronte che cerca il pavimento, inarchiamo quella colonna, testa abbandonata e spingiamo. Adesso la cosa che mi preme di più è proprio l'apertura del torace, l'apertura dell'angolo alla spalla, non deve fare male, abbiamo giocato molto sulle gambe, abbiamo chiuso la zona pettorale, abbiamo lavorato di forza sul pettorale, sul gran dorsale, iniziamo ad allungare il gran dorsale e aprire il torace con la nuca, ok? La fronte cerca il pavimento. E...
su in alto la gamba di destra, Ekapada, senza ruotare sull'anca, e adesso ruoto, piede destro in mezzo alle mani, rimango in affondo, gambe di Virabhadrasana, bacino che retroverge, allungate bene quella zona inguinale. Abbiamo lavorato tantissimo in flessione d'anca e proprio sollecitando i flessori dell'anca, quindi andiamo bene a distendere adesso. Appoggiamo il ginocchio, se qualcuno ha bisogno si metta un cuscino sotto al ginocchio sinistro e piano ci andiamo a prendere il piede sinistro in mano e andiamo a allungare anche il quadricipite. Ekapada, Raja Kapotasana 1. Le vostre progressioni, se ne avete la possibilità, anche Ardha Bekasana. Rilascio, intreccio, appoggio bene il ginocchio, intreccio le dita delle mani e inarco il torace. Che arriva a toccare con le mani a terra, può fare anche distendere gli indici e andare a toccare terra. Chi ci arriva con le mani tocca. E ritorno ad un piano. Dobbiamo fare tutto dall'altra parte. Sinistra, ruoto, ruoto, in altissimo il ginocchio sinistro, il piede di sinistra è spinto indietro, le mani spingono, piede sinistro in mezzo alle mani, gambe di Virabhadrasana, ginocchio destro teso, appoggiare il ginocchio destro, stesso discorso di prima, se avete bisogno di un cuscino sotto al ginocchio mettetelo, andiamo in Ekapada Raja Kapotasana 1, quindi andiamo sul quadricipite, riesce anche Ardha Bekasana. Rilascio. E come prima vado a cercare l'arco, lo posso fare con le mani al bacino, lo posso fare con le mani che vanno sul ginocchio, sulla coscia di destra, sul ginocchio, chi riesce a terra e in arco. Se le mani toccano, le mani spingono. Adesso deve venire bene ad Adho Mukha sul torace. Eh?
lentamente Chaturanga. Inspiro cobra. In arco. Torace che apre, sommità della testa che spinge in alto. Io qua tengo addirittura anche già l'andarabanda per chi vuole. Non butto la testa indietro, ma spingo la nuca indietro. Di nuovo Chaturanga, inspiro cobra, espiro, scendo e sala vasana, intreccio le dita delle mani dietro e in arco, ritorno, Chaturanga, inspiro cobra, scendo sala base, e per ultimo Dhanurasana. Abbiamo concluso anche per oggi la nostra pratica. Io vi ringrazio perché mi avete seguito fino adesso. È una pratica abbastanza intensa e spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, scrivetemi pure nei commenti, seguitemi in tutti i vari social dove pubblico le varie pratiche, i vari commenti, e seguitemi anche su RealEd, sul blog, dove ci sarà tutto il commento anche della pratica, quindi magari avete qualche spunto in più, con anche lo schema, il disegno della pratica. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e così potrete rimanere aggiornati in tempo reale su quello che pubblico, sulle varie sequenze e sulle varie lezioni che pubblicherò. E io vi ringrazio. Ci vediamo per la prossima lezione. Ciao a tutti!